Abbiamo ascoltato le parole dure di Gesù e per alcuni aspetti anche le parole dure di Padre Pio sull'infedeltà dei sacerdoti, delle persone consacrate, rispetto al loro ministero e della sofferenza che Gesù ne prova. E però non mancano parole di incoraggiamento che Padre Pio rivolge ai suoi confratelli. E quanti sacerdoti sono venuti qui a San Giovanni Rotondo da lui, non solo a confessarsi, quanti suoi confratelli sacerdoti, religiosi e diocesani hanno avuto da lui incoraggiamento, sostegno, sono stati incoraggiati. Ricordo anni fa, durante un interrogatorio di un testimone per la causa del servo di Dio fra Daniele e Natale, e quando si parla del servo di Dio fra Daniele e Natale non puoi non fare dei riferimenti a Padre Pio. Bene, rispondendo ad una domanda sul rapporto tra Padre Pio e fra Daniele e Natale, questo sacerdote disse queste testuali parole dopo aver tutto risposto su questo rapporto tra Padre Pio e fra Daniele e Natale. Disse che non solo fra Daniele aveva appreso la bellezza e la ricchezza del sacrificio eucaristico, quindi della messa, grazie a Padre Pio, e questo fra Daniele e Natale lo dice nel suo diario, ma lui stesso imparò che cosa voleva dire celebrare la messa e come celebrare la messa da Padre Pio, perché questo sacerdote ebbe dei rapporti con Padre Pio e poi ebbe lunghi rapporti anche con fra Daniele Natale. Questo per dire come molti sacerdoti, ieri ma anche oggi, vedono in lui un modello di sacerdozio, un modello che ci è stato indicato da Papa Paolo VI, poi è stato ripreso da Benedetto e da Papa Francesco proprio quando venne qui nella sua visita pastorale a San Giovanni Rotondo dopo essersi fermato a Pietrelcina. L'epistolario di Padre Pio è pieno di parole di incoraggiamento e bene hanno fatto a riportarlo nel loro testo Lettere ai Sacerdoti fra Emiliano Antenucci e Stefano Campanella, altrimenti sembrerebbe che sti poveri preti, insomma, siano tutti dei mascalzoni. Ci sono preti santi, ci sono suore sante, ci sono diaconi santi, ci sono consacrati santi, ma ci sono, santi non vuol dire che non peccano, no, ma ci sono poi preti, diaconi, suore, religiosi e diaconi che purtroppo cadono nelle loro fragilità. E quindi Padre Pio pensava certamente ai sacerdoti che vivevano una vita santa, ma pensava soprattutto a quelli che cadevano, che non vivevano bene il loro ministero, perché anche lui era preoccupato per la loro salvezza e per salvare, come dire, la loro anima, perché il loro ministero dal peccato non viene scalfito, perché il Signore, anche se un prete si è macchiato di un delitto atroce pochi minuti prima e quel prete va poi a confessare, ti assolve e va a celebrare la messa, quella messa è validissima e la confessione è validissima. Il Signore si affida anche di mani e di cuori arrugginiti. E Padre Pio, dicevo, dice tanto nel suo epistolario ai sacerdoti. Che cosa dice Padre Pio? Lo vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!